Su questo non si piove, questo è piccolo blu. Ci siamo, eh? E questa è la sua casa ed è qui insieme a mamma blu e papà. Perfetto. Dovete sapere che piccolo blu ha tantissimi amici. Ad esempio, il rosso, l'arancione, il marrone, il marroncino, il giallo, il giallo. Perché il giallo? Abbiamo messo l'accento sul giallo perché lui a un certo punto lo deve ammettere. Il suo migliore amico è piccolo giallo, che del resto abita nella casa di fronte a una situazione insieme a mamma e papà. E come è giusto che sia, come avrei fatto anch'io e come fate anche voi, si divertono a giocare, a nascondersi, anche a fare il giro tondo. In classe, a noi non piace andare all'asilo a scuola, però è così, in classe devono stare composti, fermi, come siamo adesso, fermi, composti. Ma dopo la scuola corrono e saltano, felici, giochi. Un giorno però, nella quotidianità, capita qualcosa di anomalo. Un giorno mamma blu disse: io devo uscire, tu aspettami a casa. Mamma blu esce. Stare a casa da soli ci si annoia, ci vuole un amico per giocare. Stare a casa da soli diventa lungo, il tempo non passa mai. E allora il piccolo blu, esattamente come la vostra bandiera, piccolo blu voleva giocare con piccolo giallo e andò a cercarlo nella casa di fronte. Purtroppo però non lo trova in casa, si avvicina a casa e vede la casa vuota. Dov'era piccolo giallo? E lo cerca di qua. E lo cerca di là. Lo cercò dappertutto, finché improvvisamente gira l'angolo. È un pezzo che lo sta cercando, non lo vede da un sacco di tempo, è il suo miglior amico. Cosa fai tu quando vedi un amico che... cosa è la prima cosa che fai? Lo abbracci. E lo saluti, magari così. Io sono molto emotivo, quindi lo abbracci, giustamente. Eccolo, loro, molto emozionati, felicemente si abbracciano. Ma cosa succede quando un giallo blu si abbraccia? Diventa verde. Strano, eh? È una magia. Ma si abbracciano, se volti pagina lo vedi, si abbracciano talmente forte che diventarono completamente verdi. Completamente verdi. Questo però non influì minimamente, non c'entra niente col fatto di essere amici, di ridere, di scherzare, di poter continuare a frequentarsi, fare un sacco di cose assieme, perché andavano a giocare in un parco e poi addirittura si misero a scavare un tunnel. E poi, quando tu vedi piccolo arancio, cosa ti viene da fare? Da rincorrerlo? Ovviamente, piccolo arancio si rincorre, chiaro, se no non si diverte neanche lui. E si arrampicano su per una montagna, ne fanno di tutti i colori. A forza di giocare ci si stanca e tanto, e si torna e vanno a casa, sono stanchi, vogliono bere qualcosa, vogliono riposarsi, magari è caldo, hanno giocato tutto il giorno, sì, vanno a casa, ah, salutano, ci vediamo domani, ciao. Ma tu ti ricordi di che colore sono diventati? Verde. Mamma e mamma papà blu dissero: tu non sei il nostro piccolo blu, perché tu adesso sei verde. Allo stesso tempo, papà e mamma giallo dissero: tu non sei il nostro piccolo giallo, perché adesso tu sei verde.
Questa cosa provocò una tristezza tremenda, perché Piccolo Blu e Piccolo Giallo, infatti, si trovarono da soli, tristi, allontanati e piansero. Versarono grosse lacrime, gialle e blu. Così facendo persero il colore. Il colore che fondamentalmente era frutto del loro abbraccio, lo persero. Perché purtroppo le lacrime versate da questa tristezza fece così, invece sciogliere nuovamente in blu e in giallo, come tu puoi vedere in questa pagina. Infine gli passò il bianco, si ritrovarono nuovamente del loro colore, il blu e il giallo, e dissero: ci crederanno ora. Mamma Blu e Papà Blu furono felici di rivedere il loro piccolo blu nuovamente blu. Lo baciarono, lo abbracciarono e abbracciarono però anche Piccolo Giallo. Ma ecco che nell'abbraccio cosa capita anche ai genitori? Diventano verdi. E adesso finalmente anche loro hanno capito cos'era successo. Che il diventare verdi non era un... Esattamente, che il diventare verdi non era un motivo così di diversità, ma era fondamentalmente un motivo di arricchimento, una forza in più, d'unione, un colore in più. Corsero alla casa di fronte addirittura per aver scoperto questa unione, che dal blu e dal giallo si dà il verde. Corsero alla casa di fronte dove stavano mamma e papà gialli, corsero per dargli la buona notizia e tutti si abbracciarono con gioia. E i bambini di tutti i colori, addirittura l'arancione insieme al rosso che diventa marrone, e tutti gli altri bambini si abbracciarono e giocarono fino all'ora di cena.